Si è tenuto sabato presso la chiesa di Borgo San Cesareo ad Albanella il convegno Come stiamo? Legalità e stili di vita a rischio, promosso dall'associazione La Panchina in collaborazione con gruppo Logos Onlus. L'evento, che ha voluto porre l'attenzione sulle problematiche relative alle dipendenze, è stato moderato dal professore Antonio Petraglia. Noi della Panchina abbiamo voluto questa iniziativa fortemente perché pensiamo che forse non è giusto stare alla finestra a guardare, ma vogliamo impegnarci in prima persona, vogliamo ribadire che è importante anche reagire alle difficoltà che possiamo avere attorno a noi, e così abbiamo chiamato degli esperti di dipendenze, abbiamo chiamato persone del mondo della legalità, perché in questo modo così vogliamo tracciare una strada, vogliamo indicare una strada. Non abbiamo la pretesa di cambiare la vita a nessuno, però vogliamo però ribadire con forza che può esistere una strada. Il gruppo Logos nasce a Salerno 30 anni fa, nasce per affrontare i problemi legati al consumo di alcol, e via via nella sua opera, nel suo servizio e attenzione alle persone, alle famiglie che portavano disagio, ha posto attenzione non solo all'alcol ma anche al gioco d'azzardo. La dimensione del fenomeno è enorme, se vogliamo considerare non soltanto il problema visto rispetto a quello che può essere un disagio conclamato, ma noi lavoriamo tantissimo rispetto a quelli che è la promozione della salute e gli stili di vita sani. Le dimensioni sono molto simili a tantissime altre comunità, simili a quelle di Albanello o di città frammentate in quartieri. La presenza di microcriminalità per una serie di necessità di approvvigionamento delle proprie sostanze, qualunque esse siano, per quanto riguarda le droghe. Per quanto riguarda invece le dipendenze in genere, abbiamo una serie di situazioni che riguardano sia il GAP, il gioco d'azzardo patologico, sia per quanto riguarda l'alcol. Purtroppo ovunque, in tutte quelle comunità dove è inesistente quello che noi chiamiamo fattore di protezione, ovvero tutto quello che può essere proposto come bellezza della vita, purtroppo sia i giovani che i meno giovani non hanno dei riferimenti e delle possibilità di salvarsi. Questo diventa fondamentale l'aggancio necessario tra la realtà, quella cosiddetta di base, quindi il popolo, con le istituzioni e con tutte quelle che noi chiamiamo agenzie importantissime, cioè la scuola, la chiesa e quindi la famiglia.